Settimo basket camp, le interviste. Edoardo ed Aaron intervistano Pietro Cristofanini, detto Only Rating. Poi spiegheremo il motivo di questo soprannome. Vai, Aaron! Ti piace il posto? Ti piace il posto? Quale posto? Questo villaggio. Sì, certo. Mi piace, certo. Mi piace. Certo, non è un 5 stelle, però. Ah, sì, ci sta. Certo. Ci sta, a posto. A posto. Dopo dove andrai in vacanza? Vado in Corsica. E... Dove? In che dove dormirai? In Corsica. In campeggio e poi? Poi vado 2 settimane in Liguria. Dove? Dove dormi? Allora, 1 settimana in casa, 1 settimana in tenda con i miei amici. Quindi già qui siamo avanti e poi... Esatto. E poi basta. E poi basta, grandi vacanze. Scusate, queste sono le mie domande. Edoardo? Come ti sei trovato con i tuoi compagni di allenatori? Bene. Certo, ne hai davanti uno. È pericolosa questa domanda. Vai. Bene, li conosco tutti da molto tempo e quindi ci sto bene. Ci sta bene. Aaron, ultima tua domanda? Sì, più o meno. Più o meno sono d'accordo. Te l'ho detto come devi fare, ti ringrazio per avermi fatto questa domanda. Che mi permette di dire. Che mi permette di dire che nonostante tutto, il basket è un gran bello sport e rimarrà sempre il mio sport preferito. Grandissimo. Edoardo? Hai notato dei cambiamenti rispetto all'anno scorso? Non c'è più? Luigi. Luigi ci segue, lo vuoi salutare? Ci segue Luigi? Ciao Luigi. Stammi bene. Non è potuto venire per un problema personale. Comunque ci sta seguendo, lo tengo informato di tutti gli avvenimenti che accadono qua. Va bene. C'è Claudio. E c'è Claudio e basta. Ok, salutiamo gli amici a casa. Dimmi Aaron. Come stanno andando le gare? Le gare. È arrivato primo modestamente. In che gara? Nell'1 contro 1. Secondo anno di fila. Lo dice con molta modestia. Va bene così. Va bene ragazzi, salutiamo gli amici a casa. Ciao. Grazie a Pietro per la disponibilità dimostrata. Ah no, a Only Rating. Vabbè, lo lasciamo per i posteri. Va. Arrivederci. Salve. Segreto di Stato. Esatto. Basket Camp TG della sera, prima edizione. Edoardo e Aaron ci raccontano l'esperienza della giornata. Allora, come di norma ci siamo alzati. Perfetto, da letto era un po' difficile proseguire. Come al solito parere sveglia troppo presto. Troppo presto la sveglia. E poi vabbè, colazione anche. Avresti voluto dormire di più? Sì. Anche perché. Avresti voluto dormire di più? Perché alcune volte ci svegliamo alle 7, altre 7 e un quarto. Dipende dall'attività, no? Sul cartellone tutti i giorni c'è scritto sempre. È un cartellone di massima. Poi? Poi colazione, fondamentale anche quella. E poi alla mattina siamo andati ai campi. Campi? Dove cosa abbiamo fatto? Dove abbiamo finito i tornei. Cioè abbiamo fatto prima una piccola parte di allenamento. Poi abbiamo finito i tornei. Risultato dei tornei? Abbiamo finito l'1 contro 1. Vincitore? Io. Abbiamo vincitore tra i giornalisti. Grandissimo. Oltretutto dobbiamo dire che ha battuto niente po' di meno che il favorito della competizione, che era Tommaso De Pedis nell'1 contro 1. Battuto alla grandissima con il punteggio di? Però io in finale ho battuto Leo, non so. Sì, però comunque un buon risultato. Sei arrivato in finale. Aaron? Vabbè, come sempre anche noi ci svegliamo. Meno male. Aaron. Svogliatamente anche noi. Il materasso è comodo? Sì. Fa silenzio di notte? Fa anche fresco, si dorme bene. Ha piovuto? Sì. Sì, hai sentito? Sì. No, perfetto. Quindi come lo sai non lo sappiamo. Va bene, Aro. Andiamo avanti. Poi cosa hai fatto? Siamo andati agli allenamenti. Denti? A posto? Sì. Lavati? Sì. A posto, benissimo, bene. Poi con che cosa? Uno spazzolino. E il dentifricio? Niente. Sì. Ci sta. Quanto? Non lo so. Va bene, Aaron. Andiamo avanti, va. Vabbè, poi siamo andati agli allenamenti. Sì. E abbiamo continuato le gare. Sì. Risultato delle gare? Non sono
non sono ancora finite. Attenzione, questa è una cosa che non è ancora definita, quindi nella categoria piccoli le gare non sono ancora terminate e verranno probabilmente terminate domani. Mentre nei grandi abbiamo già terminato le gare, abbiamo già i vincitori. Bene. Comunque dobbiamo ancora terminare l'uno contro uno, che mancano un po' di partite. Ho capito. E tu come sei piazzato, Aro? Così così. Così così, perché? Perché tre perse e due vinte. Tre perse e due vinte. Però quest'anno giochi coi grandi, quindi abbiamo questa scusa. Questa scusante che ci tiriamo dietro, ce la teniamo buona per poter dire è andata male quest'anno. Va bene, dai, Aaron, altre cose? Non abbiamo fatto niente oggi? Poi siamo andati in piscina. Siamo andati in piscina. Siamo andati in piscina immediatamente dopo la faccia della congestione. Non è vero, siamo andati alle 4. Cosa abbiamo fatto in piscina, Edoardo? Abbiamo fatto un sacco di tuffi. L'acqua c'era nella piscina? Sì. Meno male, perché tuffarsi senza acqua era un problema. Vabbè, anche se abbiamo rischiato di non andare in piscina perché diluviava. Diluvia, però abbiamo approfittato i due brecce di bel tempo, se ne andate che ritorno. Sì. Vabbè, anche con i 2001 e 2002, i più piccoli e i più magri, quelli che pesavano di meno, facevano i tuffi. Facevano, perché quelli che pesavano di meno? Aaron, parlami di questo problema. Hai fatto tuffi tu? Tutte e due. Nonostante, insomma, potevi entrare nella fascia XL, giusto? D'altronde, un nome. Possiamo parlare del tuo profilo Instagram? No, lo teniamo lì per i posteri. Aaron, cosa mi racconti in piscina? Ti sei divertito? Grandissimi. Va bene. Vogliamo salutare gli amici a casa? Ciao. Ciao. Ci stiamo divertendo? Sì, sì. Alla grande. Senti un basket camp. Le interviste impossibili. Qui stasera è tra noi Federico Musso, giocatore del gruppo 2001, intervistato da Giorgia e Francesca, il sorriso più smagliante del camp. Allora, prima domanda di Francesca a Federico. Con chi sei stato? Una domanda a sorpresa che la cui risposta, non lo sta, per essendo sconvolto tutte le sere, non sa con chi dorme e soprattutto chi è nel suo letto. Andiamo avanti. Con Davide Falavigna. Con Davide Falavigna, Dado, intervistato ieri da altri giornalisti e? Basta. E basta, perfetto. Ha risposto esattamente alla domanda? Sì. Perfetto, 10 punti a Federico. Sì. Se ti piace il camp, ti piace molto? Perché? Perché mi diverto? Perché ti diverti? Perché gioco a basket? Perché giochi a basket? Perché a questo punto, scavando, le motivazioni vengono a mancare. Vabbè, seconda domanda. Ti ringrazio di avermi fatto questa domanda, perché mi permetti di dirti. Perché mi permetti di dirti che cosa? Quello che voglio. Cosa vuoi dire? Esattamente questo, grazie. È una domanda criptica e gli amici a casa dovranno indovinare sia la domanda che la risposta. Della serie, fatti la domanda e datti una risposta. Giorgia? Cosa è successo oggi pomeriggio? Sono andato in piscina. Non penso che stiamo parlando di quello! Sul balcone della camera. La cassa è caduta. Abbiamo fatto cadere Cassa Leonardo. Esatto. Cassa Leonardo nel piano sottostante. Non si è rotto Cassa Leonardo. No, ma si è rotto. Dimostrando che Leo è più duro del marmo. E va bene. Lo sapevate questa cosa? No. Meglio così, però io sono curioso di capire come hai fatto a recuperare cassa. Perché l'animatore Stefano. Sì? È andato lui? Sì. Ma sei un ciuccio. Perché in una stanza di ragazzi, se non ricordo male. Esatto. Poi c'era l'allenatrice, dall'allenatrice. Senza bussare. Ho bisogno di un istruttore. Abbiamo fregato su questo argomento. Sono più avanti questi qui, Mentre in realtà la cassa non era volato per caso, ma era stato sbattuto giù per cercare di agganciare. No? Va bene, dai, salutiamo Federico, lo ringraziamo per l'intervista. Salutiamo gli amici a casa? Ciao. Quali amici a casa? I
i genitori, gli amici, gli altri amici sono quella famiglia. Ok, ciao, buonasera. Il basket camp, TG della sera, seconda edizione. Giorgia e Francesca ci raccontano l'esperienza della giornata. Ci siamo svegliate. Ci siamo svegliate, gli amici a casa sono sempre lieti di questa notizia. Abbiamo fatto colazione. Abbiamo fatto colazione, lavato i denti? Sì. Con che cosa? Con lo spazzolino e il dentifricio. E il dentifricio, gusto? Menta. Menta, buono. Non è menta, è l'Elmex. L'Elmex, non si sa per che cosa, per le gengive. Andiamo avanti, rosso, verde, Elmex, rosso, verde. Non si dovrebbe fare pubblicità durante il TG però, eh. Comunque va bene, dai. Va bene, dai. L'Elmex è il nostro sponsor primario. Non lo so cos'era, almeno speriamo che fosse dentifricio, sì. E non pasta d'acciughe. Andiamo avanti, poi? Siamo andati a giocare. Siamo andati a giocare, a fare gli allenamenti. E vabbè, è uguale per me, mi diverto talmente tanto. Poi? Cosa abbiamo fatto agli allenamenti? Sì, dai! Abbiamo fatto uno contro uno. Sì, prima abbiamo fatto riscaldamento. Riscaldamento. Due giri di corsa. Poi, delle cose che si vanno con la palla. Con? Cosa? Niente. Ah sì, della tecnica. Alla mattina diciamo che facciamo più tecnica. Più tecnica? Fondamentali. E il pomeriggio facciamo partite uno contro uno. Ma oggi pomeriggio? Siamo andati in piscina. In piscina. Com'era questa piscina? Piccolissima. Piccoli, beh, siamo in un paese piccolo. È al chiuso, questa era bene perché fuori diluvia. Fuori, dentro, fuori faceva freddo. Dentro faceva freddo, attenzione. Fuori che e quindi diceva, volevate fare il bagno nel laghetto fuori? Assolutamente sì. E scusa, l'acqua com'era? C'era l'acqua? C'era l'acqua? L'acqua c'era nella piscina? Un po' caldo, tiepida a questo punto. Perfetto. E vi siete avete fatto i tuffi? Io uno. Tu? Uno, c'era l'acqua? No. Sì che c'era. Certo, perché sennò era un problemone, eh. No, non c'era. Non c'era l'acqua. Non c'è, attenzione, prima smentita, non c'era l'acqua mentre Francesca faceva il tuffo. Sì. E dove hai picchiato, Francesca? Contro il pavimento. C'era il pavimento, ma c'era l'acqua, fortunatamente c'era l'acqua. E vi siete divertite in piscina? Sì. Sì, ma io sono... Mi confermi, Giorgia, è uno sguardo vacuo. No. All'inizio no, poi dopo che è successo? Non avevo voglia di entrare. Perché? Perché era fredda? No, perché non avevi voglia. Perché non avevi voglia? Non lo sai, perfetto. Perché volevo stare in stanza. In stanza, piuttosto della piscina. La cuffia ce l'avevi? Di che colore? Rosso. Rosso. Ma tu? Io sono stata poco in piscina. Perché? Non avevo voglia di stare in piscina. Un'altra. E dopo sono andata. Attenzione, sono gemelle, siete gemelle, diverse, ma siete gemelle. E dove sei andata, Francesca? Sono andata con un bambino. Ah. E poi... Era un bambino a caso, era un bambino su cui ci facciamo un pensierino? No! No, assolutamente no! Vabbè, dai! Mangiare. Ah, quindi vogliamo andare a mangiare. Siete andate a mangiare. E siamo andate a prendere le patatine. Va bene, ragazzi. Vogliamo salutare gli amici a casa. Anche era andata con Iari. Con Iari. Iari il fenomeno. Allora, ragazzi, vogliamo salutare gli amici a casa? Sì, la mamma di Anita. La mamma di Anita ci tiene tantissimo. Manda biglietti tutte le sere. Se non la saluti, succede il finimondo. E tu invece chi vuoi salutare? La mia famiglia. La tua famiglia al compleanno. Anche la mia famiglia si aggiunge agli saluti serali. Va bene, lo vogliamo fare anche con le mani? Sulle mani tutte e due! Grandissimo basket camp. Le interviste del camp. Dario e Riccardo intervistano Crepaldi e Emanuele. Perfetto. Prima domanda la fa Dario. Ci stanno piacendo le attività della sera? Le attività della sera, domani. Molto, mi sta divertendo tanto, soprattutto la serata di ieri, dove ci hanno lasciato un filino più liberi, sì? Per giocare negli sport che più ci piacevano. Che ci piacevano una volta, adesso non ci piacciono più. Sì. O ci piacciono ancora? No, ci piacciono.
Ci piacciono ancora, perfetto. Stefano che qua è contentissimo visto che organizza lui praticamente tutte le serate e ha citato l'unica serata in cui non ha fatto nulla. Perfetto, beh, sono gioia anche questa. Andiamo avanti, Riccardo. Cosa ne pensi dei compagni di stanza? Compagni di stanza? Questa è una domanda complicata, ha un solo compagno di stanza. Soprattutto perché conosco un compagno di stanza. E non è una bella domanda questa. È molto bello. È molto bello, ci ho fatto anche un pensierino, ma rimaniamo qua. Aspetta che rido. Riccardo, bisogna essere... Vabbè, poi ti spiegherò le cose come fanno le interviste. Poi... Ti stanno piacendo gli scrittori che ci sono? Sì, dai. Sì, dai, questo cerca, in questo momento cerca di recuperare con Stefano, che fa l'istruttore. Gianluca. E Gianluca. Ok, di che anno sei tu? 2006, ah, interessante questa cosa. Andiamo avanti. Riccardo, una domanda più soft, per favore. La vivo, non me la ricordo. In questo caso si dice: ti ringrazio di avermi fatto questa domanda che mi permette di dire, forza. Ti ringrazio di avermi fatto questa domanda. No, l'ha fatta da Riccardo. Non ti ribellare, che mi permette di dire? Che mi permette di dire. Che cosa? Che non è le cose così. Va bene, io invece una domanda da fare a Crepaldi, Emanuele, giusto? Crepaldi Emanuele, come mai ti sei offerto per fare questa intervista? Noi sappiamo che sei molto impegnato e quindi ti ringraziamo per aver trovato tempo e tempo poi che dovrai impegnare ulteriormente perché dovrai pompare per recuperare il tuo zainetto. Quindi, dimmi tutto, come mai ti sei offerto? È interessato. Sei interessato a venire anche l'anno prossimo al camp? Sì, sì. Quindi, sapendo che c'è questa cosa, ti potrai offrire volontario. Ok, vogliamo salutare gli amici a casa? Sì. Quali amici a casa vogliamo salutare? Mamma e papà. Mamma e papà, un classico che è intramontabile. Mamma. Sono quelli che, tra parentesi, hanno pagato per portarmi qua, quindi è anche un'ottima cosa salutare gli sponsor. Tutti i fan che sono un follower, ne ha da dire. Tu invece questo... papà e Luca Testa e Domenico Pinnavare che non sono venuti al camp. Che non sono venuti al camp e si sono persi qualcosa? Molto. Molto, benissimo. Con le mani, su le mani in alto, vi arrendete. Arrivederci e grazie. Ciao ragazzi. La sera del camp, terza edizione, Dario e Riccardo ci raccontano le esperienze del pomeriggio. Ci siamo svegliati. Al pomeriggio, t'ho fregato, Dario! Ci siamo svegliati, dormivi anche dopo mangiato? Chi non dorme? La pennichella. Riccardo smentisce che non dorme. Io non dormo. Va bene, cosa avete fatto al pomeriggio? Iniziamo da qui. Siamo andati in piscina. Cosa abbiamo fatto in piscina? Abbiamo fatto i tuffi. I tuffi, c'era l'acqua? Sì. Tutti i giornalisti confermano che ci fosse l'acqua. C'è stato un momento in cui qualcuno ha detto che forse l'acqua non c'era nei tuffi. Qualcuno l'ha detto, è stato un momento di panico, è scoppiato, perché fare i tuffi senza acqua di testa è raccomandabile. Mm. Assolutamente. Vabbè, avete fatto i tuffi poi? Nuotato no, eh? Sì, anche nuotato, io ho bevuto almeno un litro e mezzo d'acqua. Col cloro avrai tutto l'intestino bianco pulito bene, via ogni macchia dell'intestino, domani quando avremo qualche uscita sarà bianca. Comunque andiamo avanti, poi? Basta. Al mattino invece... Ci siamo svegliati. L'attività principale è svegliare. Colazione. Allenamento. Aspetta, abbiamo questo particolare che stavamo raccontando prima in separate sedi. Abbiamo rubato le Nutelle e abbiamo cercato di rubare i biscotti, solo che siamo stati beccati. Sulle Nutelle invece è andata bene? Sì. E la Nutella refurtiva dov'è in questo momento? E la refurtiva dov'è in questo momento? Non si può dire perché manca sempre il tuo avvocato, giusto? Parliamo adesso con l'avvocato. Dov'è la refurtiva? Non lo sa lui. Ricordo che gli avvocati consigliano sempre ai ladri di costituirsi e di restituire il mal tolto. Vogliamo dare questo consiglio? Non restituisci niente. Abbiamo un avvocato della nuova leva degli avvocati. Va bene. Ok, quindi ricapito, ci siamo divertiti. Le gare come vanno? Abbastanza bene. Dario? Bene. Vedere, hai risolto il problema della percentuale? Sì, più o meno. Secondo me 60%. Ma è accettabile il 60%? Certo. Tiro da 3? Sì. Assolutamente sì.
Per me non è 60%. Scoppia la polemica nella redazione sulla percentuale. Vabbè, comunque, Riccardo, le tue gare invece? Bene. Abbiamo fatto quelle 3 contro 3. E com'è andata? Stiamo andando bene. Con chi sei in squadra? Simone Morese e Castorino. Se la si comportano bene? Sì. Chi è il top player della tua squadra? Simone. Top player della tua squadra? Io. Ovviamente, la modestia è ciò che mi contraddistingue. Va bene, vogliamo salutare gli amici a casa? Ciao mamma. Ciao a tutti i fan, ancora sempre i fan, è una cosa che ci seguono tutte le sere. Vi posso dire che il TG, la serie dei TG di tutta la sera, ieri è stato visto al momento da quasi 1000 persone, 1000 visualizzazioni su Facebook, ok? Per cui pensiamo che andiamo in onda con un buona audience. Contenti? Salutiamo tutti? Ciao. Basket Camp, TG della sera, quarta edizione. Sofia e Ilaria ci raccontano l'esperienza della giornata. Ci siamo svegliate, sì. Ragazze, questo è il top del camp. Dai, poi? Colazione, lavaggio di denti? Sì. Con che cosa? Lei no, attenzione, come? Scoppia la rissa in redazione, ma come no, lo dici al pubblico che non si è lavati i denti. Vabbè, dai, se ne lavati i denti, non guardatevi così, però non si fa così. Vabbè, comunque, con che cosa? Con lo spazzolino. Primo spazzolino, dentifricio no? Sì. Gusto? Menta. Fragola non li fanno più i dentifrici? Gusto fragola? Sembra l'antibiotico, l'esperienza delle nuove generazioni che l'antibiotico sa di fragola, è vero, hai ragione, dopo effettivamente. Dopo la colazione, allenamento, le gare come stanno andando? Oggi è mal di pancia, quindi una quinta a Fulmine. Vabbè, e vince solo il primo, comunque vabbè. Io aspetta. Ci penso un attimo, quarta, ok. Quindi hai eliminato lei. No, in un'altra partita. Va bene. Poi cosa abbiamo fatto nel pomeriggio? Siamo andati in piscina. Abbiamo mangiato, siamo andati in piscina. Piscina, cosa avete fatto voi? Abbiamo nuotato. Voi niente tuffi? Sì. Sì, cosa? Avete fatto i tuffi, avete nuotato. Che stile avete nuotate voi? Stile non a fogo. Appunto. La cuffia? Ce l'avevamo cuffia fashion o cuffia? Quella di tuo fratello. Quindi i capelli ci stavano dentro? Ha la testa più grande della mia. È più grande tuo fratello? No. No, lo vogliamo salutare il fratello? No. Però ci ha dato la cuffia. Me l'ha data mia mamma. Te l'ha data tua mamma, va bene. Ok, andiamo avanti. La cuffia di che colore era? Nera. Ma vabbè, poi l'avresti preferita rosa? Con già. Costume che avevo. Che costume avevi? Ci stava bene. No, blu. Vogliamo parlare di quello che sta succedendo fuori qua? Vogliamo raccontare ai nostri amici cosa stanno combinando? Che allora praticamente sono venuti giù Walter, Ben, e ci hanno chiesto, sì. Potete aprire la stanza? Dobbiamo guardare quelle di sotto che sono vestite da discoteca. No, non così, ci hanno detto, dobbiamo andare in camera. E poi siamo andati sul balcone, non volevano neanche che andassero. E c'erano tutti i maschi fuori che guardavano le ragazzine vestite di bianco, tipo attillate. Scollate. E anche scollate. Dov'è questo balcone? Vicino. È quello sotto di Stefano. E voi questo comportamento cosa ne dite? Sono stupidi. Ma che vadano in discoteca. Ma Ma voi vi vestite mai attillate per andare in discoteca? No, non ci siamo andate. Quando ci avrete l'età per andarci? Sì. Sicuro? Devo ancora fare. Sicuro attillate. Deve ancora fare? Acquisti. Deve ancora fare acquisti, ma al momento opportuno ci provvederemo. Va bene, e ci siamo divertiti? Sì. Stasera cosa facciamo? Usciamo e giochiamo al gioco di ieri. No, stasera torniamo in sala gialla. Stasera torniamo in sala gialla a giocare. Fantastico, sono piaciuti i giochi serali? Di quali? Quelli di ieri. Quelli di ieri siamo andati a giocare fuori. Quelli di altre sere? Quello della mousse. Va bene, poi vogliamo salutare gli amici a casa? Ciao mamma, ciao papà, ciao nonna, ciao nonna. Anche no, sì, ma non so se il nonno e la nonna abbiano sentito bene. Adesso l'hanno sentito perché gli ho detto io.
diciamo bene, ciao mamma. Ciao mamma. Ciao papà. Ciao nonna. Ciao nonno. E via col vento. E tu invece? Ciao. Ciao. Sintetico a tutti quelli che mi conoscono. Salutiamo tutti gli amici a casa. Ciao. Basket Camp. Un'intervista speciale. Mattia, io mi sono accorto, riguardando i filmati, che l'anno scorso, in questo giorno, ti ho intervistato. Ricordi? Sì. Che giorno era? Il 5 luglio. Il 5 luglio è l'anniversario dell'America, è corretto? No. No, è quello il 4 luglio. E quindi che giorno è oggi? È il mio compleanno. È il tuo compleanno? Perfetto. Ti hanno fatto gli auguri quest'anno? Sì. Sì, chi te li ha fatti? I tuoi amici più intimi, possiamo dire i nomi? Sì. Sì, forza. Andy, Walter, Ricky, Wasser. E cosa hanno fatto? Io te li ho fatti. E anche Sofia. E anche Sofia gli ha fatti gli auguri, perfetto. Cioè, vabbè, praticamente tutte le fatte. Benissimo. L'anno scorso cosa è successo? Che abbiamo fatto una festa. Ecco, purtroppo quest'anno ci siamo dimenticati. E quindi ti faccio io gli auguri e le scuse per il fatto che non ti abbiamo festeggiato direttamente. Me ne sono accorto oggi riguardando i filmati, ma ormai era tardi per organizzare questa cosa. Quindi, niente festa, solamente un compleanno con gli auguri degli amici. Io ti faccio gli auguri. Sei contento comunque del camp? Sì. Ti stai divertendo? Sì. Sì. Le attività, le gare come vanno? Com'è andata oggi in piscina? Bene, mi sono divertito. Divertito? Cosa hai fatto? Fatto i tuffi con i miei amici. Ok, cosa ti aspetti che faremo stasera? Quali giochi faremo? Non lo so. I giochi che mi ho fatto la sera ti hanno sempre divertito? Sì. Sì, ma insomma, se erano cose più divertenti. Va bene, ora adesso io vorrei pregare le nostre due miss che sono qui intorno. Vieni un pochino più avanti, eccolo lì. Che volete? È il suo compleanno, ragazzi, quindi ve l'ho chiesto prima, è un regalo di compleanno. Vorrei che voi faceste vedere che la Settimo Basket, che voi rappresentate in questo momento, vuole bene al suo atleta Mattia e gli date un bel bacio sulla guancia, sulla guancia, tutte e due insieme. Forza, voglio vedere le guance deformate. Forza, no, sul serio, dai ragazzi, dai, forza, coraggio, via, tirati su Mattia. Dai ragazzi, su, forza, un bel bacio, via, dai, uno, due, tre, via, forza! Dai, coraggio! Si può fare un'altra cosa? Dai, uno è arrivato e l'altro? Dai, Ilaria, non ce la fa! Ok, va bene!